De Jong in verticale, Venezia di prima, pallone che si ritrova tra i piedi di Onda, va in percussione, dentro per Bonaventura, Bonaventura in velo, parte il tiro, rete, Bonaventura, Milan in vantaggio, prima con il rossonero. Tra l'altro non sarà un attaccante del ruolo, ma poco fa con un grande anticipo di testa aveva sfiorato il gol, lo trova qui, pallone di Onda, grande movimento di Bonaventura, fa scorrere il pallone, incrocia, Mirante è sorpreso, sfiora appena il pallone, non puoi predire che finisca in fondo alla rete, gol di Bonaventura. Giorchera prova a non finire in fuorigioco, va alla cross, palla in mezzo, Cassano, rete, Cassano, il gol dell'est, ancora lui. Bene, il cross di Ghezzal arretrato, intelligente, palla poi avanti, palla dietro, girare tutto di prima, esatto, ma qui l'azione sembrerebbe finita, ma De Sceglie è bravo a servire Giorchera, ancora più bravo a non finire in fuorigioco, poi grande inserimento di Cassano, niente da fare per Diego Lopez, è le pari del Parma. La palla per l'inserimento di Abate, arriva sul pallone Abate, la può mettere in mezzo e la cross, Onda, rete, Onda, Milan di nuovo in vantaggio. Vedi, De Sceglie segue, a quel punto è in ritardo, ma è in ritardo anche nella chiusura, la palla giocata dietro, ah bellissimo, questo è un gran gol. ...2-1 per il Milan. Sì, lentamente più veloce. Sugli ultimi 5, Menezza sulla dischetta, lui che si è procurato il calcio di rigore, fischia Massa, ricorsa breve di Menezza, parte il francese, Menezza rete, 3-1 per il Milan, gran primo tempo della squadra di Inzaghi. Pallone di Lucarelli a cercare Ghezzal, la sponda, Giorchera, palla sul secondo palo, rete! Il tap-in vincente, posizione regolare, il gol sulla conclusione di sinistro di Giorchera. Vedi come sono bassi, qui poi di testa non sono stati molto attenti, arriva da dietro la posizione regolare, sembra De Sciglio che non va a coprire bene su questo tipo di traiettoria, anche se era un tipo. Il tackle di De Jong può aumentarsi sul pallone, attenzione, campo aperto, è partito De Jong, può entrare in area, De Jong! De Jong, rete, rete, De Jong, sotto la sua curva fa impazzire il popolo rossonero. Tantissime davanti al portiere, insomma, arrivare a trovare la conclusione. No, anche perché De Jong è grande centrocampista, ma insomma che faccia gol in contropiede per quelle che sono le sue caratteristiche, abbastanza singolari. Va sulla qualità. In campo Massimo Coda. Lucarelli, rete, Lucarelli, e la Parma ancora in partita. 7 gol Maurizio abbiamo visto fino adesso, cercare e dare quella frustata, quella forza, vedi, si stacca la marcatura, viene dietro su queste palle che sono dei cross non a rientrare verso la porta ma ad uscire, e quindi per la difesa tante volte non è facile, sono diversi. Pallone per Menez, a chiudere Ristoschi, ma ancora Menez, la porta è vuota, Menez di tacco, ma che gol ha fatto, ma che gol ha fatto. No, ma come sta fisicamente? Perché sfruttano tutte le rivedere, guarda. Qui è nettamente in vantaggio, deve toccare dietro palla, la tocca troppo corta, lui aggira il portiere, non può girarsi e di tacco la mette dentro. È un gol fantastico, è un gol fantastico. Perché poi riesce anche a alzarla la palla con il colpo di tacco. Se un gol così lo fa uno tra Messi, Neymar e Ronaldo, ce lo propongono per una settimana intera. Adesso si alza il coro del popolo rosso. Attenzione a questo altro passaggio, a vuoto Lopez, in una serata incredibile, un autogol incredibile. De Sciglio. No, non si capisce perché il gol no. Venga dato a Cassano. No, vedi, appena passa la palla fa per andarla a riprendere, scatta e si tocca su.